la terna arbitrale è Daniele Yang Yao, poi ci sono Chiara Maschietto e Luca Bartolini. Vanno a saltare Kevin Maffo, Lombardi. Il primo possesso è per la formazione in canotta blu, la formazione ospite che ha un roster di tutto rispetto, diciamo Michele, figurano giocatori importanti, tra questi possiamo elencarne subito alcuni. Sì, in campo vediamo Brian Zacchetti, figlio dell'ex coach Meo, dell'ex coach della nazionale, tantissima Serie A per lui fino praticamente alla scorsa stagione. Poi c'è Bruno Cerella che proprio adesso si prende il tiro, che è stato il capitano dell'Olimpia Milano. Poi ci sono Lombardi, Marsus che ha tanta esperienza in Serie A2 e Jason Clark, anche lui l'anno scorso in Serie A e tra l'altro viene da una scuola cestistica di tutto rispetto che è Georgetown. Alessandro Grande si prende questa tripla che non va a buon fine. Dicevamo della coppia di stranieri della Blu Basket Treviglio che non ha due americani come quasi tutte le formazioni di questa Lega, ma invece ha un croato e un americano. Intanto Kevin Maffo si prende un fallo. Sì, uno dei due americani praticamente è stato tagliato tra virgolette perché si è infortunato praticamente subito a inizio stagione, poi praticamente c'è stata la risoluzione consensuale, al suo posto è venuto appunto Alexander Massus, croato, che già qui al Palavocata abbiamo visto quando militava nella 9 più Casale Monferrato. Con il numero 55 però non figura nel quintetto, Marco. Sì, in questo momento in campo non c'è l'altro americano, Clark, che tra l'altro è reduce da un infortunio muscolare, infatti non aveva giocato le precedenti partite, però comunque rimane in ogni caso una squadra estremamente competitiva. C'è anche per Paolo Marini, tantissima due per lui, quindi è veramente un roster di alto livello. I due americani della Moncada Grigento, protagonisti a Torino, al Palasti, sicuramente hanno federato una bella prestazione, non è servita però per avere ragione della squadra dell'ex coach Franco Ciani, degli ex Guariglia e Pepe. È un'altra sconfitta per la Moncada che deve necessariamente tornare a fare punti, attualmente 8 punti in classifica. Dicevamo il giro di boa, ci sarà un turno intrasettimanale a Piacenza, poi un'altra partita qui in casa con Casale Monferrati e poi al Palamoncada si ricomincia con il derby con Trapani, anche oggi sconfitto nel lancio net. Sì, Trapani uscita sconfitta, Trapani tra l'altro ha avuto anche problemi di roster, ha dovuto rimpiazzare uno dei due americani che è stato tagliato, Jenkins, è chiaro, si lotterà veramente fino all'ultimo. È chiaro che il derby, che tra l'altro come sempre si disputerà più o meno nel periodo natalizio come già in passato in Serie A2, sarà veramente una partita caldissima qui al Palamoncada e vale ovviamente tantissimo. Ricordiamo che Treviglio rappresenta anche un ex casa, un ex piazza dove è stato coach Davis Cagnardi proprio nella parentesi con la Fortitudo. Quindi Cagnardi trova una sua ex squadra a Treviglio, provincia di Bergamo. Intanto Lorenzo Ambrosin va in lunetta, realizza il primo dei due tiri. Pareggia il punteggio Lollo Ambrosin, i primi due punti della partita erano stati realizzati da Marini. Maspero fa girare palla a Treviglio, si prende la tripla, forza un po' il tiro e non trova punti Treviglio. Alessandro Grande accende il radar, Lorenzo Ambrosin, una finta di Ambrosin che a Torino ha sofferto tantissimo, quasi sempre tagliato fuori dal gioco e ovviamente giocava contro l'allenatore che lo conosce bene, che l'ha lanciato in A2, Coach Ciani. Intanto Marco recupera una seconda palla, realizza i punti del sorpasso, 4-2 Grigento.
Avvio molto equilibrato, Zacchetti, Marini, uno contro uno con i due americani, va a commettere forse anche ingenuamente fallo Kevin Marfo. Sì, fallo di Kevin Marfo, forse c'è stata un po' un'ingenuità da parte dell'americano, costretto a spendere un fallo. 4-2 comunque della Fortitudo, buon avvio, sicuramente sarà una partita estremamente combattuta. Ancora una volta una cornice di pubblico importante qui a Palamoncada, con la tribuna alla nostra destra, alla nostra sinistra, stessa la fissa della nostra stazione, gremita quasi in ogni ordine di posti. Una buona presenza di pubblico anche nella gradinata e nella curva. Alessandro Grande cerca spazio, Grigento, per trovare un tiro facile. Ma è Lorenzo Ambrosini con caparbia, va fino a sotto la plancia e realizza il grande difficoltà Bellone, punti del 6-2. Grigento l'ha messa nel binario giusto questo avvio di partita, che è un avvio davvero molto equilibrato. E ora ancora un tiro arbitrale, ed eccolo qua il croato che si alza, comincia la girandola con Lombardi, che lascia spazio a Marcius, che credo sia il giocatore con la stazza maggiore in campo in questo momento, che fa il palio con Kevin Marfo. Forse sì, è un lungo, anche se comunque ha una buona tecnica di tiro, sicuramente vuole probabilmente avere più centimetri nel pitturato coach Finelli, e proverà chiaramente, insomma, a, diciamo così, scardinare un po' la difesa con il croato Lollo Ambrosini. Alessandro Grande, Albano Chiarastella, palla a canestro, trova sul perimetro l'americano Marco, che scambia con Francis, che si prende punti e fallo nella giocata che lui predilige, quella dell'uno contro uno, e va a più 6 Grigento, potenzialmente più 9 con il tiro supplementare. Il supplementare di Marfo va a segno di più 7 Grigento con questo tiro supplementare. È la giocata di Francis che ha infiammato il Palamoncada. Giuri, eccolo qua, Marcius, che si era fatto fuggire un attimo la palla, poi ha subito fallo. Non è d'accordo il pubblico del Palamoncada, Michele? Sì, perché probabilmente chiedeva la palla persa dopo l'infrazione di piede, c'è stato però il fischio arbitrale. E in campo adesso abbiamo visto Marco Giuri, altro giocatore di spessore, tantissima Serie A per lui, fino a qualche anno fa era nelle fila della Reyer Venezia. Si distrae la difesa del Grigento e Maffero arriva al canestro con troppa facilità. Ora nel pitturato lotta Maffo, va fuori Lollo Ambrosin, non è preciso. Ricordiamo che oggi è anche il compleanno di Cosimo Costi, che proveremo a vedere in campo più avanti. Cosimo Costi compie 23 anni, recupera Albano Chiarastella, facile facile per il capitano, e c'è la prima sospensione di un coach che qui a Palamoncada ne ha viste in gergo, però è un coach comunque di prestigio, e infatti poi è rimasto sulla piazza, l'ha chiamato Treviglio, e fino ad ora, diciamo, i risultati dicono, insomma, che ha fatto bene. In questa Serie 2 di coach di spessore ne stiamo vedendo tanti, uno di questi è Sacchetti. Sì, c'è anche l'ex GT della nazionale Sacchetti. È chiaro, il livello della Serie 2 negli ultimi 4 anni si è alzato tantissimo, nonostante la pandemia, nonostante veramente quello che è successo, però la Serie 2 è diventata veramente un'ottima Serie 2 e molti scendono di categoria.
Ed ecco i primi punti dell'americano. Clark che ha realizzato due punti. Albano Chiarastella, Alessandro Grande, si libera proprio la marcatura di Clark. Alza il lob, ma non va a segno. Clark, uno contro uno. Lorenzo Ambrosini non lo tiene. E incide nel suo ingresso in campo Clark, che è un'arma che evidentemente Alex Finelli ha voluto tenere in riserva. Sì, è chiaro, si è giocato il jolly, in questo caso Jason Clark, che non aveva disputato, se non ricordo male, le ultime due partite proprio per un infortunio muscolare, ma è un giocatore di spessore, viene da Georgetown, 4 anni per lui a Georgetown, che è un'università di grandissimo prestigio. Da lì è uscito, tanto per dirne uno, Allen Iverson in passato. Sì, Giuri ha provato la tripla, la recuperata Francis Marfo, è nel piano gara Grigento. Marfo questa volta è libero di tirare, ha un tiro facile, ma la palla viene sputata via dal ferro. Giuri chiama uno schema, Clark prova a fuggire a Kevin Marfo, riesce a liberarsi dalla marcatura. La pressione di Alessandro Grande gli rovina addosso proprio Giuri, poi vede in canotti con la tenuta, pantaloni scuri, e forse è stato ingannato dal colore della divisa dell'arbitro, eh. Praticamente è passato la palla all'arbitro. Sì, ma era anche un po' difficile perché praticamente era caduto per terra, quindi il lancio è stato poi impreciso, ha preso l'arbitro. Comunque buon impatto di Jason Clark sul match. Alessandro, adesso capitano Alvaro Chiarastella, ritmi altissimi con il solito gioco di Agrigento, una rotazione veloce, la linea del perimetro, però c'è da fare conti col tempo, si gira Kevin Marfo e realizza 13-8. Attento anche al cronometro Kevin Marfo. Ora Clark prova a fare tutto da solo. Marcius, Clark, Sacchetti subisce fallo. Fallo subito è da Sacchetti, costringe Davis Cagnardi a richiamare in panca Francis, già gravato da due falli se non sbaglio. E al suo posto arriva Matteo Negri. Giuri, Marcius, Giuri è libero di scoccare il tiro da tre. Non sta funzionando al perimetro Treviglio. Beh, diciamo che è una squadra che gioca molto di sistema, non ha grandissimi tiratori. Forse Maspero è quello che si prende più tiri, però è chiaro che da questo punto di vista può essere molto temibile. Giuri è comunque un buon tiratore in genere, e bisogna sicuramente chiudere spazio ai tiratori. Abbiamo visto che in alcuni casi qui siamo stati un po' in difficoltà. Alessandro Grande, Peterson con Albano Chiarastella, Cosimo Costi che riposano, scivola Marfo, Sacchetti, arresto e tiro, non va, arriva Marfo, cattura il pallone, c'era forse una doppia sull'azione di Sacchetti. Adesso Peterson, ed eccolo qua Cosimo Costi che oggi festeggia il suo 22esimo compleanno, si prende il tiro buono e fa. Sì, canestro convalidato, buona iniziativa di Cosimo Costi che prova a vincere l'uno contro uno, ci riesce con un tiro difficilissimo,
si prende pure il fallo aggiuntivo. Buon impatto del giocatore toscano su questo match, ed è anche un buon modo per festeggiare il proprio compleanno. Nel frattempo, girandola di cambi, dentro Cerello al posto di Marsius. Toscano con un trascorso a Bergamo, va in lunetta, cost to cost, Cosimo Costi realizza anche il supplementare. Agrigento sale a più 8. Giuri, Clark, e quanti cartoni di pallone ha catturato Marco? Andiamo a vedere, Michele, perché sta giocando in difesa una grande partita l'americano. È già 4 rimbalzi e ora ci sono i punti anche di Peterson, più 10 Agrigento. Va giù, ma c'è il fallo, alza lealmente il braccio Cosimo Costi. Salutiamo tutti gli amici tifosi della Fortitudo Moncada Agrigento che ci seguono attraverso i canali della Lega Nazionale della Pallacanestro. Salutiamo tutti gli sportivi appassionati di basket, i tifosi di Treviglio ovviamente. Giuri, Marini, stoppato da Cosimo Costi, che ha la possibilità di scoccare la tripla, sputata via dal ferro, peccato. Prima ha cancellato Giuri, poi si è trovato puntuale sulla linea del perimetro, ma non è stato fortunato Cosimo Costi. 18-8 con appena 45 secondi da giocare in questa prima frazione tra Moncada, Agrigento e Blue Bark e Treviglio. Prova a mettersi in proprio Giuri. Si prende un fallo dal fondo. Alessandro Grande cattura la palla, calma, ragioniamo, dicono, suggeriscono dalla panchina. Alessandro Grande contro Clark, vediamo se si prenderà il tiro Alessandro Grande, così fa, e poi il rimbalzo è di Treviglio, però non ha neanche il tempo di controattaccare. Finisce 18-8 questo primo quarto. Una prima trazione che sono venute qui al Palamoncada, e anche fuori casa ha sempre, diciamo, giocato a testa alta. Questa, diciamo, è poi anche la filosofia di coach Cagnardi, che abbiamo visto anche nelle passate stagioni. Tutto pronto per il secondo quarto. Alessandro Grande passa il pallone per Cosimo Costi, potrebbe essere la sua serata, è sicuramente la sua serata, dicevamo proprio oggi, compie gli anni. Peterson, l'ultimo tocco di Treviglio, i giocatori della formazione ospite chiedono a Alessandro Grande di ammettere di aver toccato lui, ma Alessandro Grande non è d'accordo, quindi la decisione spetta agli arbitri. Che affidano il possesso proprio nella squadra allenata da Finelli, Lombardi. Maspero. Giuri. Clark. Lombardi.
Maffero. Clark. Ma tutto solo Clark lo aveva stoppato Marfo. Ma dammi il canestro buono. Gli arbitri, anche se poi mi sembra nel tapine, comunque la palla era stata messa dentro. Sì, canestro convalidato proprio sulla sirena, il tapin penso sia una decisione giusta. Peterson, Alessandro Grande, Cosimo Costi, Kevin Marfo, ingenuo, ne approfitta e va a schiacciare, no, schiaccia Clark, però ne approfitta, recupera la palla e va direttamente a segnare i punti che riavvicinano Treviglio, 18-12, e adesso va a rifiatare proprio Marfo, e ritorna sul parquet il capitano Albano Chiarastella, che sarà contento per la sua Argentina ai mondiali. Sì, sicuramente c'è tra l'altro una nutrita pattuglia di argentini anche nelle fila di Treviglio, appunto Gerella è anche lui argentino. E sicuramente avranno festeggiato l'ingresso ai quarti della nazionale argentina. Va a sbagliare Peterson. Ora Clark che sta incidendo nella partita. Lombardi lotta con Negri e si prende anche il fallo. Vai Lunetta Lombardi. Arriva il primo. Vai al secondo. Urbano Chiarastella. Cosimo Costi. Alessandro Grande. Viene chiuso Alessandro Grande, non riesce, la marcatura fissante di Giuri che poi commette fallo. Questo gioco di Agrigento sulla linea del perimetro ormai lo conosciamo bene, ma è sempre efficace, Michele. Sì, è praticamente, diciamo, sono dei concetti tattici tipici della Princeton Offense, gioco perimetrale per un taglio backdoor e poi consegnato. Ovviamente l'obiettivo è muovere la difesa e poi trovare ovviamente qualche spazio libero da attaccare. La tripla di Cosimo Costi che va sul ferro, ma applaude Davis Cagnardi, gli è piaciuto il gesto tecnico del suo giocatore. Ora Lombardi si prende il canestro e anche il fallo. Ed è entrato prepotentemente in partita Lombardi in tandem con Clark. Sì, intanto buon avvio di Treviglio in questo secondo quarto, 7-0 fino ad ora il parziale. C'è tra l'altro, ci sarà pure il tiro libero aggiuntivo. Buon impatto di Lombardi che, diciamo, sta facendo valere anche un po' di fisicità in campo dopo che era uscito per falli nel primo quarto. Treviglio, diciamo, sta venendo fuori. Probabilmente penso che alla prossima potrebbe esserci già un time out di coach Cagnardi. Sì, Cagnardi che corre ai ripari, li mette dentro uno dei due americani, Francis, eccolo qua, Peterson aspetta il taglio, non se la sente di tirare da tre Albano Chiarastella che sbaglia anche da due, e ora Grigento non riesce a segnare punti in questo avvio di secondo periodo con questo parziale 7-0 per 3. Clark, la tripla dall'angolo e Lombardi va a catturare ancora palla. Maffero deve reagire a Grigento che sta faticando un po' in difesa senza la stazza fisica di Kevin Marfo. Clark, che canestro di Clark, che giocata, fa tutto da solo ma lo fa benissimo Clark.
Peterson deve cercare un compagno libero dal ballo Chiarastella, non c'è intesa sul taglio con Cosimo Cossi, prego un altro pallone Agrigento, devi scagnarvi, deve chiamare la sospensione, deve rimettere ordine perché Agrigento adesso è un po' in contatto di sopra, ha giocato in Serie A, viene da una scuola cestistica eccezionale come George Down, quindi sicuramente è uno di quelli che può fare la differenza. Poi c'è Lombardi che ha tantissima fisicità. Ripartono proprio adesso le due squadre dopo il time out di Coach Cagnardi. Maspero pallonato da Negri, vediamo se riuscirà a uscire dai blocchi Lombardi, contenuto alla difesa bianca-azzurra, e si prende fallo e subisce anche fallo. Si prende fallo e subisce anche fallo Lollo Ambrosini. E ora si lotta con Lombardi che esce tra il frastuono dei fischi. Ritorna sul parquet Marcius, che coach Finelli sta tenendo poco sul campo. ...18-17 Agrigento intanto è riuscita a mantenere un punto di vantaggio e adesso ha il possesso per provare a incrementare. Mano Chiarastella, anche lui non è lucido sotto la plancia, e come diceva prima Michele, anche merito della difesa di Treviglio, la migliore difesa del girone verde. Forza il tiro Giuri, ora Francis, Mano Chiarastella, Lollo Ambrosini, la tripla di Francis, Jason Francis, 21-17. E ci voleva Jason Francis per rompere il ghiaccio. Sì, giustamente si è preso una tripla, c'aveva tantissimo spazio, si sblocca Agrigento dopo praticamente 5 minuti senza segnare. Gli va a strappare la palla alle mani Peterson, gliela va a soffiare a Marcius un po' sottotono. Lollo Ambrosini chiama, riceve palla, prende fallo, realizza anche il punto. E va in lunetta Giuri, Marini e Maspero con Clark che rimane in panca a rifiatare. Errore dalla lunetta per Lorenzo Ambrosini che ora ha la tripla e non va. Rimbalzo di Marcius, Maspero, Carella, fondamento Michele. Sì, ha fischiato fallo in attacco e ci sono state ovviamente un po' di proteste. Questo diciamo anche frutto un po' delle nuove regole più stringenti in cui gli arbitri si attengono in maniera precisa al regolamento. Quest'anno situazioni di questo tipo vengono sempre puniti con il fallo in attacco. Rimane fuori il play Alessandro Grande, quindi porta palla Chiarastella, ma poi lo cambia, ora si arrabbia per questo fallo di Marini. E c'è anche un tecnico, c'è un tecnico adesso. Eh sì, perché già c'erano state delle vibranti proteste per il fallo in attacco di prima, poi c'era stata la protesta di Lombardi e a questo punto è chiaro che gli arbitri dopo qualche richiamo decidono
decidono ovviamente per il pugno duro, fallo tecnico. Trevio anche esaurito il bonus, dovrebbero esserci quindi tre tiri liberi per Agrigento e il possesso. Sacchetti fa arrabbiare il pubblico perché preso alla foga ha dato un colpo alla panchina. Realizza il primo libero Negri. Sbaglia il secondo. Realizza il terzo, 25-17. I falli di squadra, Michele, dicevi di due falli su Giuri. Rientrato intanto Clark, Darella, Sacchetti, Clark. Intanto mi correggo perché non era Sacchetti ma era Marini, aveva fatto arrabbiare il pubblico dopo aver dato un pugno sulla panchina. 25-19, il canestro buono. Con la temperatura che sale alta col passare dei minuti qui al Palamoncada. Lunetta, Sacchetti Junior, sbaglia Sacchetti, Francis prende il rimbalzo con calma Lorenzo Ambrosini. Peterson, vanno Chiara Sella. Pallone difficile per Francis. Peterson, la finta, il tiro, sbaglia ancora Francis. Poi credo che il pallone rimane in campo. Non è riuscito a mantenerlo nel parquet. Giuri, Clark da tre, forza il tiro. Il rimbalzo con Giuri, Marcius si avvicina a Treviglio, 25-21. Peterson, Lollo Ambrosin, buone palle Lorenzo Ambrosin, gran giocata Lorenzo Ambrosin, gran giocata Lorenzo Ambrosin che da dietro a fari spenti è arrivato per il taglio, ha preso palla, finta, fallo e canestro. Sì, grandissima giocata di Lorenzo Ambrosin, peccato perché Agrigento comunque ha risposto benissimo, è riuscita veramente a riprendere, diciamo, dopo l'avvio difficile il secondo quarto, poi qualche sbaglio di troppo e aveva anche, diciamo, subito nuovamente l'iniziativa offensiva di Treviglio. 28-21, comunque c'è un buon margine, 2 minuti e 32 alla pausa lunga. E addirittura ora è Davis Cagnard che fa un gesto di schizza. Dobbiamo capire cosa l'ha fatto arrabbiare. Marcius, Maffero, Clark. Sacchetti aveva preso un rimbalzo ma c'è un fischio.
Sì, c'è stato il fallo forse di Cosimo Costi sul rimbalzo offensivo. Adesso palla in attacco di Treviglio con Maspero che cerca Jason Clark, lo scarica ancora per Maspero, prova a sfruttare il blocco di Marsus, Maspero l'iniziativa, lo scarico per Cerella, ribaltamento, Sacchetti, Clark, extra pass, Maspero prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Costi, Chiara Stella apre per Alessandro Grande, ancora Chiara Stella, Ambrosin, c'è però la palla persa sullo scarico per Ambrosin, davvero un peccato. ...1.47 sul cronometro, 28-21. Maspero, Carella, Clark, Carella, esce dai blocchi, esce dai blocchi, Sacchetti che va a schiantarsi contro l'Ambrosin e c'è un altro affondamento. Tre falli per Sacchetti, Michele. Sì, dovrebbe essere, no, nel secondo fallo per Sacchetti, sfondamento. Comunque situazione falli sicuramente un po' complicata per la squadra di coach Finelli. Fino ad ora ci sono due uomini con tre falli, Lombardi e Marini, quindi sicuramente situazione difficile. Già esaurito il bonus la compagine bergamasca, 28-21. Agrigento comunque c'è, ha risposto alla grande dopo l'avvio difficile. Secondo quarto sicuramente molto più equilibrato. C'è da asciugare il parquet. Tutto fatto, si riprende con Lollo Ambrosin, la palla al playmaker, il regista Alessandro Grande, la terza stagione ad Agrigento. Lollo Ambrosin, ancora una volta non è fortunato nel tiro. E diciamo che da una parte e dall'altra percentuali bassissime dal perimetro. Clark, coach Finelli che chiede più movimenti suoi, ma Clark ti mette in proprio e poi sfrutta la sfaccia fisica il croato Matthews, rimane in scia attaccata a Treviglio, 28-23. Alessandro Grande fa tutto da solo, Grande, e questa volta è Sacchetti a subire fallo. Sì, iniziativa un po' volitiva quella di Alessandro Grande che ha provato una giocata di alto livello, non è riuscita, forse era preferibile un passaggio, davvero un peccato. 28 secondi alla seconda sirena che manda le squadre negli spogliatoi, 28-23. E si prepara Kevin Marfo a tornare in campo mentre il figlio del coach di Cantù e di quello che è stato il coach nazionale Bailunetta realizza il suo terzo punto personale. Quattro punti personali per Sacchetti, 28-25 il punteggio. Ultimi 20 secondi di questa prima parte di gara. Il pallone di Alessandro Grande per Cosimo Costi che da sotto realizza 30-25. L'ultimo tiro è per Treviglio, 30-27, ricordiamo che in doppia cifra ci sono Ambrosin e Clark, peccato per quest'ultima ingenuità difensiva. Adesso si va alla pausa lunga, noi torneremo tra poco.
alla pausa, ritornano sul parquet per la seconda parte di gara Agrigento Treviglio. Una prima parte di gara molto equilibrata, 18-8 il primo parziale, 12-19 il secondo. Ben trovati da Domenico Vecchio, Michele Bellavia, Clark, Sacchetti. Ancora palla, torna ancora a Clark e va sull'uno contro uno, e c'è infrazione di piede. Frazione di piede da parte di Kevin Marfo, l'americano della Fortitudo. Andiamo a vedere subito i quintetti che sono ritornati sul parquet per questa seconda parte di gara. Il quintetto di Davis Cagnardi con i due americani Kevin Marfo e Francis Marfo, proprio prende ribalto adesso. Albano Chiarastella, Alessandro Grande e Cosimo Costi. Risponde coach Finelli con Lombardi, Maspero, Sacchetti, Clark. E Carella, punti di Agrigento che sale a quota 33. Ora Clark, Sacchetti. Il possesso per Agrigento. Non si capiscono Sacchetti. E Maspero. Sì, il possesso torna alla Fortitudo. Albano Garastella, Cosimo Costi. Francis, Marfo, Chiarastella, tocca la tripla Alessandro Grande. È un fattore, Alessandro Grande non ha ancora realizzato punti da tre, Michele. Beh, sicuramente è il giocatore più temibile, e Coach Finelli sicuramente ha provato alcune contromisure, è riuscito fino ad ora a limitarlo tantissimo, e tra l'altro uno dei migliori realizzatori del girone verde, è undicesimo in classifica realizzatori, e quindi da questo punto di vista il giocatore è inciso poco. Vedremo, ovviamente sappiamo che comunque Alessandro Grande si accende anche quando sembra praticamente spento, e quindi vedremo in questa seconda parte di gara. Carella, Maspero, trova il tiro aperto il Treviglio, questa è la quota 29. Sandro Grande, Maspero, punti di Maspero. Da 5 a 29 il punteggio, 7,52 sul cronometro. Rimette il pallone in gioco adesso Alessandro Grande. Trova Cosimo Costi, che per poco non realizzava, con un po' di fortuna la tripla. Ora Ciuri dall'angolo, Clark, anche qui palla affrutata dal ferro. Ivano Chiarastella, Alessandro Grande, Maffo, va uno contro uno con grinta Kevin Maffo, protagonista, mostra i muscoli Kevin Maffo, proprio contro Tacchetti, che non disdegna la sfida e subisce fallo proprio a Maffo, e c'è una sfida nella sfida tra Marco e Sacchetti. Eh sì, la sfida era iniziata poc'anzi proprio con il canestro realizzato da Marfo, forse un po' borderline. Sacchetti voleva probabilmente il fallo in attacco perché Marfo sgomitava, adesso praticamente si sono restituiti il favore dalla parte opposta. Buon avvio comunque della squadra di coach Cagnardi, 7-2 fino ad ora il parziale di questo
terzo quarto, mentre rientra in campo Marini al posto di Cerella. 37-29, rimessa in zona d'attacco per i bianco-blu di Treviglio. Otto punti fino ad ora di Kevin Marfo. Ricordiamo anche gli arbitri dell'incontro, Michele. Sì, terna arbitrale guidata da Daniele Yanghiao, Chiara Maschietto e Luca Bartolini. Alessandro Grande. Fallo Marti, che è Marco che fa in lunetta. Marco realizza. Da tre, e non è serata da tre, Michele. Adesso Alessandro Grande, con caparbia Treviglio recupera questo pallone in attacco. Sì, c'è stata un po' di confusione adesso sulla tripla sparata da Marini. Sì, sicuramente non è una serata, diciamo, per il tiro dalla lunga distanza, soprattutto Treviglio non ha buone percentuali, anche se ricordiamo che non è una squadra comunque che ha tiratori puri. Forse Maschero è quello più pericoloso, ma se ne è presi pochissimi. 0 su 13 da 3 per Treviglio. Mentre 2 su 10 per Agrigento. Diciamo che non è proprio serata, almeno fino a questo punto. Grande, vediamo se cambia un po' l'inerzia di questa serata non da 3, ma diciamo che le due difese veramente concedono pochissimo in termini di tiri, così le due squadre sono costrette a fidarsi molto spesso alla penetrazione e ai tagli sul pitturato. Riesce a tenere la palla sul parquet Marini. Lorenzo Ambrosini, contro Clark, ora Coast Coast, Francis si fa stoppare ingenuamente. Francis Sacchetti, neanche questa volta Sacchetti è riuscito a rompere l'inerzia che vede 0 su 14 dalla lunga distanza per la formazione di Alex Pinelli. E ora Marco che sale in cattedra. E raggiunge la doppia cifra. Più 10 Agrigento. Ritorna sul parquet Marcius. Clark
sei, Fortunato Clark. Marco Cost to Cost, Lollo Ambrosini, Costi, Francis, Marfo, i due americani. Ora Albano Chiarastella sta nel piano gara Grigento. Albano affida Lollo Ambrosini, 42-31, e Coach Finelli deve chiamare la pausa. Grandissimo rientro della Fortitudo in questo terzo quarto. Giuri. Macius viene lasciato completamente solo di fare quello che vuole. Sorpreso perfino lui. Francis, Ambrosini, Clark, Marco, Francis, Francis volante, 45-31. Lombardi viene stoppato, Marcus, Clark, non tira da tre. E Marcius, e c'è un fallo. Vai lunetta Marcius. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Alessandro Grande esce dai blocchi, Francis prende palla. Marfo da tre, la tripla di Marfo, e si accende ancora una volta il Palamontana, 48-32. E dicevano che Marfo doveva crescere, e Marfo sta crescendo nettamente, Michele. Sì, davvero un'eccellente partita fino ad ora dell'americano, ma diciamo che in questo terzo quarto veramente Marco Ambrosin e in parte Francis stanno veramente trascinando la Fortitudo verso, diciamo, l'obiettivo, che è ovviamente quello di garantirsi i due punti e mettere in cascina, insomma, una vittoria importantissima in chiave campionato. E non a caso Lollo Ambrosin, anche comunemente detto il terzo americano qui ad Agrigento, in doppia cifra con 12 punti, 11 Francis, 15 Marco. I tre americani, appunto.
anche sappiamo tutti che Lorenzo Ambrosin è di Jesolo, proprio come il direttore sportivo della Fortitudo Agrigento, ormai agrigentino di adozione, Cristian Maier. In questa partita c'è sicuramente l'impronta di un grande allenatore, quale Dave Scagnardi. Che fa giocare bene la squadra. Sbaglia il primo libero Lombardi. Realizza il secondo. Marfo. Chiara Stella. Facendo di andare avanti Alessandro Grande. Francis. Eccolo qua, Alessandro Grande. Non trova lo spazio per il tiro al perimetro. Il pallone dentro per Kevin Marfo. Buono e fallo! 50 Agrigento, 33 Treviglio. E ora la squadra dei Scagnardi è al massimo vantaggio con l'allungo in questo secondo, in questo terzo periodo. 18-6 il parziale e Agrigento ha scavato il solco. Tiro supplementare di Kevin Marfo, 51 per la Moncada, 33 per chi attacca. Sacchetti, la sigla di Sacchetti che tira lui stesso un sospiro di sollievo perché è arrivato la prima tripla della formazione ospite. Con un 1 su 18, 1 su 18 da 3. Negri si fa fuggire la palla, lo cancella per un attimo Francis. Ma Marini è bravo a crederci, 51 a 38. Francis, Marfo, in trazione di passi a parte di Marfo che arrabbia Dave Scagnardi che giustamente non vuole che si commettano queste ingenuità, che di gente non può permettersi queste leggerezze. Sì, peccato, palla persa da Kevin Marfo per l'infrazione di passi, ma bisogna ovviamente rimanere sul pezzo e non perdere la concentrazione perché appunto Treviglio comunque ha i numeri per rientrare in partita, ha i giocatori ovviamente che hanno tanti punti nelle mani, quindi può rientrare in partita in ogni momento. L'abbiamo visto, bastato diciamo un attimo e già si è comunque provato subito a rifarsi sotto piazzando 5-0 di parziale. Sta provando soprattutto a rimescolare le carte con Cefinelli fino ad ora. Adesso deraglia però Cedella, riparte Negri e c'è però la rubata ed ecco un'altra ingenuità e va a segnare Cerella, due punti facili facili, 51-40. Si lamenta Alessandro Grande con gli arbitri perché forse la palla o comunque il piede era stato messo fuori dal giocatore del Treviglio, ma fatto sta che gli arbitri hanno visto tutto regolare, quindi due svarioni consentono a Treviglio di rientrare, 51-40. Adesso Albano Chiara Stella, la tripla di Albano Chiara Stella, 54 Agrigento, 40 Treviglio. Ultimi 10 secondi, 8 scarsi in questo terzo periodo. Marini, la tripla di Marini non prende neanche il ferro. È un parziale micidiale quello di Agrigento in questo terzo periodo. Parziale devastante, 24-11. Duale ridicola per una squadra di questo calibro che comunque ha buoni tiratori. Infatti Sacchetti quando ha realizzato la prima, tra l'altro ha tirato senza nessuna pressione, ha tirato un sospiro di sollievo quasi a dire finalmente. Alessandro Grande, Marfo, Lollo Ambrosini,
Guardate quanta grinta, quanta forza fisica di Lollo. Ambrosin si stacca, tira, la palla non entra. Ultima frazione di gioco, 14 punti su Agrigento, un vantaggio che sarà difficile da gestire, ma che Agrigento deve provare a tenere fino alla fine della partita. Ricordiamo, due giornate al giro di boa, mercoledì ancora turno intersettimanale, un turno intersettimanale per la fortitudo che andrà a Piacenza, poi qui a Palavoncata arriverà a Casale Monferrato, la tripla di Marini e continua la serata storta dall'arco per Treviglio. E poi dicevamo al rientro del giro di boa, il derby con Trapani, e sicuramente quella sarà una partita da tutto esaurito. Alessandro Grande, adesso Alessandro Grande sicuramente prenderà tutti quei tiri che non ha preso nella prima parte di partita, ma sicuramente non ci sta a chiudere non in doppio. Alessandro, vedremo. Torna sul parquet Clark. Albano Chiarastella. Alessandro Grande. Marco. Grande. Anche lui non ha una buona tripla, non prende neanche il ferro. Ora però recupera la palla, l'ultimo tocco è di Clark. Riprende col possesso Agrigento. Cosimo Costi, Albano Chiarastella dà indicazioni ai suoi, dice facendo che ad Alessandro Grande di spostarsi. Eccolo qua, Grande da di Treviglio, questa volta alla meglio. Giuri. Lombardi, ma il piede fuori di Lombardi. E Agrigento ha difeso veramente bene stasera. Beh, è comunque una delle migliori difese del girone, se non sbaglio Agrigento è comunque quinta in questa classifica. Oggi ovviamente si misurava con la seconda miglior difesa comunque del girone, Treviglio, e fino ad ora veramente è riuscita benissimo ad avere la meglio sulla squadra di Coach Finelli. Lotta sotto la plancia, ma senza successo. Cosimo Costi, adesso Clark, uno contro uno, si prende il fallo. Molto attento l'arbitraggio di questa sera. Presente Lunetta Clark, sbaglia il tiro Clark, il primo dei liberi, si conferma questa serata no. Di Treviglio più in generale, realizza il secondo, 56-41. Adesso ci vorrà Agrigento più attenta e determinata per portare a casa questa partita, una vittoria che consentirebbe ad Agrigento, un'eventuale vittoria che consentirebbe ad Agrigento di salire a quota 10 in classifica.
E c'è il tecnico anche su Davis Cagnardi. Ma onestamente non saprei dirti perché ha protestato, non lo so, mi sembra una cosa strana, insomma, però vabbè, a parte del gioco. Wow, che giocata di Kevin, di Francis. Jason Francis ha provato una giocata complicatissima, ma lui ce l'ha, è nelle sue corde. Sì, ha provato ovviamente la sua specialità, attaccare il ferro, provare a vincere l'uno contro uno di prepotenza. Trova un fallo, una girandola di tiri liberi. Deshaun Francis, fino ad ora 11 punti per lui, 2 su 2 da 3 punti, mette a segno entrambi i tiri liberi, Agrigento alla quota 58. Ultimi 7 minuti di gara. Lombardi viene chiuso da una difesa asfissiante di Agrigento. È stato chiuso in un sandwich Lombardi, non aveva spazio di movimento. È il fallo chiamato su capitano Alessandro Grande. Un attimo prima aveva guardato il tabellone per vedere giù quanti falli posso spendere. Ora Clark. Sì, chiaramente Agrigento da questo punto di vista ha tutto, ovviamente, diciamo, ha l'inerzia dalla propria parte, quindi può anche spendere qualche fallo in più rispetto alla squadra avversaria, che in questo momento ha Lombardi in campo con 4 falli, ma di prepotenza. Adesso Kevin Marfo prova a farsi spazio, giustamente Lombardi è gravato di falli e adesso rischia praticamente di uscire dalla partita. Che partita di Kevin Marfo, grande partita dell'americano, forse la migliore da quando è da Agrigento. Un giocatore comunque continua a crescere di minuto in minuto. Anche a Torino si è distinto l'americano migliore della sua squadra, e stasera, oltre ad aver realizzato più punti di tutti, è sempre stato un fattore. 18 punti per Kevin Marfo. Sessanta a 43, 6 minuti e 13 secondi. Alessandro Grande. Marzo. Francis subisce fallo. Fallo ai Tacchetti. Che deve abbandonare il parquet con 7 punti realizzati e 5 falli totali. Eh sì, praticamente questa, diciamo, è stata sicuramente una delle chiavi tattiche del match. Giocatori subito aggravati di falli, per di più hanno poco inciso a livello offensivo. Adesso Alessandro Grande spara la tripla, si sblocca anche lui dall'arco, più 20, massimo vantaggio della Fortitudo. Giuri. Cinque e 30 da giocare. Clark. Cosimo Cossi spende il fallo. Sessantatré e 43. Ed è un margine davvero complicato da recuperare, anche se sappiamo, diciamo sempre la stessa cosa, la pallacanestro tutto è possibile. 5-14, Lombardi, Francis, che mette fallo ancora Agrigento, che
li sta spendendo quasi tutti adesso. Fa. Eh sì, giustamente Agrigento ha falli da spendere e mi sembra anche, diciamo, giusto da questo, da un punto di vista proprio strettamente tattico, fermare anche il gioco. Ha l'inerzia dalla propria, più 20, siamo praticamente quasi al giro di boa dell'ultima frazione. Davvero fino ad ora una serata storta quella della compagine di coach Finelli. Paga l'eccessivo nervosismo di molti dei suoi giocatori, paga la serata storta dall'arco, male sicuramente anche ai liberi. Fino ad ora 50% ai liberi. Francis Marfo. Urbano di Arastella forza un tiro da tre. Lombardi, Clark, e questa volta è stato Clark a mettere il piede fuori. Forse ha fischiato fallo in attacco, fallo di fondamento da parte di Clark con Alessandro Grande, che in effetti ha rovinato. Sì, è buona questa diciamo chiave tattica di Alessandro Grande, che ha speso questo sfondamento. Dicevamo poc'anzi, Treviglio ormai è preda ovviamente del nervosismo e non riesce sicuramente più a trovare fluidità in attacco, e fino ad ora insomma il risultato parla chiaro. Agrigento anche raggiunto il massimo vantaggio, più 20, 63-43, adesso 63-44. Costo Dost, Urbano Garastelli. Grande Garastelli. Costi. Grande. Urbano Garastelli. Ancora per Grande. Tira da casa tua Grande. Se segnava questa, andavamo via tutti, Michele. Sì. Sarebbe caduto il palazzetto, veramente sarebbe stato incredibile. Comunque ci stava, ecco. Corrono secondi sul cronometro, 4:19, 63:34 punteggio per Agrigento. Maspero, e ricordiamo che Treviglio era reduce da un bel filotto di vittorie consecutive. Sì, praticamente 4 vittorie consecutive, tutte nel mese di novembre, coinciso proprio con l'arrivo di Finelli al posto di Carrea, che avevano sicuramente dato una svolta al campionato già all'inizio balbettante dei bianco-blu, che infatti erano saliti fino al terzo posto in classifica a quota 12. Costi, Lunetta. Realizza Costi. Realizza anche il secondo. Maspero. Marini, Maspero, Lombardi prova il tapino. Marfo. Parziali 18-8, 12-19, 24-13, 11-4
in questo quarto periodo, 3:16 da giocare. Con il gigante Marfo a tallonare Lombardi. È la schiacciata di Lombardi, che si prende anche l'applauso un po' ironico del pubblico del Palamoncato. Costi, è sacro grande, forza un tiro da tre, 65-46. Clark ancora contro Alessandro Randea, questa volta è grande a commettere fallo. Rovina a terra grande, c'è da asciugare il parquet. Clark e Lunetto, Luisa Clark, 65-46, grande. Francis Chiavastella, eccolo qua Francis Volante, una fortuna questa volta. Lombardi volante dall'altra parte, 65-49. Ultimo, ci avviciniamo all'ultimo giro di lancette, 1:52. Grande, mette il piede Lombardi per chiudere la linea di passaggio. Costi, grande, si stacca grande, che tripla da parte di Maggio, va a prendere un tiro difficilissimo staccandosi dal suo diretto marcatore. Forse c'è un'inversione di passi qui, Lombardi subisce fallo, 65-49, 1:24 da giocare. Sembra esagerato, in ogni caso dovrebbero essere gli arbitri a prendere questo tipo di valutazione. Ora il pubblico veramente si è indispettito, perché non ci sono stati insulti razzisti, addirittura solo devi scagnarvi a rincuorare Lombardi e chiedere di tornare in campo. Sì, come giustamente dicevi tu, ho dei dubbi che ci siano state situazioni di questo tipo. Non ci sono mai stati casi di insulti razzisti qui ad Agrigento, che ricordiamo, insomma, siamo profondo sud, terra questa di accoglienza. Non ci sono mai stati fenomeni di questo tipo qui al Palamoncata, pubblico sempre che ha dato esempio di sportività. Adesso Francis va a scacciare e fa impazzire il Palamoncata, una scacciata da LeBron James, quella di Deshaun Francis, e ormai la fortitudo sull'ali dell'entusiasmo sta per chiudere questa partita. La schiacciata di Francis, l'abbiamo definito Francis volante, la forza, la grinta, la determinazione del giocatore della fortitudo.
Clark. Fantasette a 52, ormai si gioca per l'Accademia. C'è in campo anche il giovane Bellavia, grigentino. Prodotto del settore giovanile. Maspero. 67 a 54, pubblico un po' incredulo per quella sospensione, quella reazione di Lombardi che ha un po' spiazzato, lasciato tutti un po' così. Sandro Grande, la tripla, salta a vuoto Bellavia, 10 secondi, Albano Carastella dice che va bene così, i giocatori vanno a darsi la mano, corrono ai secondi. Titoli di coda, 67 a 54, Agrigento la porta a casa, 10 punti in classifica, la quinta vittoria.